Bene. Inviterei il dottor Amodeo. Buongiorno a tutti. Ma le cose che volevo dire in parte sono state già dette dal primo intervento del vicepresidente della Giunta e dell'assessore del Comune di Venezia. In realtà c'è, si può dire, un destino e un legame particolare della nostra azienda con il Veneto. È stato sottolineato che Engineering è una costola della Cerved, come diciamo noi, è nata da Cerved, ma non è stato detto, e questo è il contributo che voglio dare, che da Engineering sono nate tante altre realtà aziendali, che a loro volta hanno prodotto nuove realtà aziendali, per cui si è creata una catena del valore straordinaria. Ora non ho tempo, ma scusate, ho dimenticato di staccarlo. E per cui si dimostra e si può vedere nella pratica come una valida idea imprenditoriale, quale quella che ebbe il professor Volpato, e una struttura pubblica attenta, quale fu la Camera di Commercio di Padova, possa produrre risultati straordinari. E da Engineering, dicevo, è nata un'altra società di software, dalla quale a sua volta è nata un'altra società di software, e poi da tutte queste figlie dirette sono nate altre filiazioni, altre aziende disseminate per l'Italia. Io credo in un momento in cui si dubita dell'utilità e della possibilità di fare cose buone da parte del pubblico, questo esempio ci dia speranza e conforto. Non è vero che il pubblico non possa fare cose buone, è vero che dal pubblico possono nascere cose molto buone. Si tratta di avere delle idee e di portarle avanti sposandole, come è stato il caso di Cerved, con l'intervento privato e con una classe dirigente che poi gestisce queste idee adeguata. Noi siamo molto contenti di aprire, di aprire, non direi che la parola corretta perché siamo già presenti in varie sedi nel Veneto, ma di concentrare la maggioranza dell'attività in questa sede, che ha il vantaggio di essere molto comoda. A Venezia avevamo una filiale in un luogo molto bello, vicino San Marco, dove, dicevo prima a qualcuno, la bellezza è pari alla scomodità di raggiungerla. E qui invece abbiamo una situazione di, siamo in terraferma, di accessibilità. Concentreremo qui le varie attività venete, ma soprattutto il fatto di disporre di questo spazio ci porterà a inserire qui, a sviluppare qui nuove attività, in particolare di ricerca. Per quanto riguarda le attività di sviluppo, saranno quelle che il territorio produce, di sviluppo software intendo, ma le attività di ricerca possono... Ma io pensavo di aver spento, scusate, invece non l'ho spento. Ti chiedo scusa. Ecco, adesso ho spento. E quindi, avendo questa la disponibilità di questi locali, potremo convogliare attività di ricerca e ricercatori che altrove magari non hanno spazi e strutture adeguate. Ringrazio tutti. Io non credo, Michele Vianello, di dover aggiungere altro che posso aggiungere. Se nel corso della conversazione verrà fuori opportunità di dire qualcos'altro, la dirò. Buon lavoro a tutti.